Ehi là, idoli! Ehi là, ciao belli, come state? Ragazzi, l'evento si fa il 2 ottobre. Giusto stamattina ho lavorato un po' per l'evento. È incredibile quanta roba si possa fare in mezz'ora. Berlusconi alla fine ha confermato la presenza. Sì, ragazzi, ci sarà Berlusconi. Mi ricordi a che ora c'è la screen col team? Alle 19? Allora, fai così, dalle 6 alle 7 facciamo il coaching e dalle 3 alle 6 facciamo duo con Giacomo, ok? Quindi se sei così gentile nel titolo mi metti Paolo Cannone, miglior support in Italia, virgola, sta per coachare un support molto speciale, trattino, anche duo con Counter a momenti. MOBA Team il 20 viene annunciato, punto esclamativo September. Allora, se ti sei dimenticato qualcosa di quello che ti ho detto, Enrico, non meriti il tuo lavoro, non meriti di essere pagato per quello che fai e ne cerchiamo un altro, ok? Se quello con cuore è gemello ti denuncio. No, non è gemello, è Apecarlo Ramarro si chiama. E ci sono delle clip molto interessanti di lui che girano. Comunque, il ragazzo che andremo a coachare è questo genio. Distrugge Polzka sull'armatura, ma l'armatura contro le rune di Ryze non possono nulla. Xflash ha Oh, God! Apecarlo Ramarro lo voglio in tutte le partite d'ora in avanti, È semplicemente. morto, aveva Ho la suprema capito, app, ma aveva la su aveva la validissimo. È un genio, questo tizio è un genio. Questo tipo lo cocci tu perché fa così cagare che ti ha fatto pena? No, lo coccio perché mi sta simpatico il suo nome. Mi ha detto, scegli un player che ti ispira fiducia del qualifier del perfection. E ho scelto lui. Sono super faccio schifo, mi cocci? Ragazzi, adesso, non per essere cattivo, ma se ogni persona che mi chiede di cocciarla, la cocciassi, non fare nient'altro. Perché me lo chiedete? No, non voglio sembrare cattivo, però non rompetemi il cazzo. Apecarlo Romaro, ci sei? Ciao Apecarlo. Ciao Paolo. Ciao carissimo, come va? Ciao, tutto bene, te? Tutto bene, da dove chiami? Io sono di Milano Est. Ah, ma al MOBA sei mai stato? Sono stato solo all'inaugurazione. Ci siamo visti? Sì, ho fatto anche la foto. Come ti sono sembrato? No, io penso che sia un bel ragazzo. Bello. Sì, però secondo me stavi meglio coi capelli. Vabbè, io una cosa che apprezzo tantissimo è la sincerità. Senti, come mai questo nickname, Apecarlo Ramarro? Perché io ho l'R moscia, mi hanno sempre minacciato di dire ramarro verde sul ramo marrone che guarda il girino grigio sul pino grigio, qualcosa del genere. Mi piacciono le api e gli apecar, vorrei prendere la patente per guidare un apecar e niente, quindi ho deciso di fondere queste mie passioni al fine di creare questo supremo in-game name. Allora, io non voglio esagerare, io credo che tu sia l'ospite migliore che io abbia mai avuto in streaming in 3 anni di live. In Hai fatto 10 veramente parole che hai bene. detto mi hai messo gioia, allegria e felicità. Non sto esagerando. Comunque, andiamo in game. Non mi hai fatto nulla ILP. Tu che lo sei? Io purtroppo adesso sono solo Diamante 4. Ok, quali sono gli errori che fai di più? Sicuramente sono un po' troppo aggressivo e tendo a gridare troppo in giocate che spesso non porterebbero comunque su Ho un buon una buona esito, webcam. ok. Andiamo in game, vediamo un po', dai. Ce l'hai una ragazza? No, no, Paolo. Posso anche aiutarti io, non vorrei dire a trovare una fidanzata, Beh, sì, in fondo tu controlli un po' tutto, insomma. Adesso controllo, dico ragazzi, c'è un Diamond 4 qui in streaming con cui potete tranquillamente fare duo. Accorrete e almeno due tizie, magari bruttine, te le trovo. Ricordo solo alla chat che Apecarlo Ramarro è il fortunato scelto dal Red Bull Factions ed è per questo che sta venendo cocciato Quanti anni hai, Luca?
Io ho di recente compiuto 17 anni. Allora, quando vinciamo i trade contro di loro? Sicuramente in seguito a un miss del binding o a un mio colpire la bolla. Rimuovere lo scudo di Morgana con la mia W è una buona win condition per i trade. Allora, il trade ideale che dobbiamo fare è su di me, io faccio la E su Varus, auto-auto, Q, auto-auto, back. Diciamo che il loro livello 1, Varus, Pantheon e Morgana non è debolissimo, no? Di nuovo, vedi che sei sempre avanti a me, devi stare in elastico con me, ok? Cioè ti devi muovere rispettivamente con me e dobbiamo fare una linea che va avanti e va indietro insieme. Adesso puoi farmi la E, appena si avvicina per il mio. Ah, oh. Va bene, allora. Vedi che stiamo vincendo i trade. Ma vedi che sei troppo vicino a me, devi stare più distanziato. Puoi farmi la E. Adesso. Peccato. Ancora uno. Grande Paolo. Allora, chiaramente era meglio mettere l'ignite. Quando hai fatto il flash, ok? Lì è flash ignite, non è mai flash Q. Perché lì, appena tu flash, cosa fa lui? Flash subito, quindi è automatico. Però abbiamo vinto, perché abbiamo vinto? Perché abbiamo trovato meglio, avevamo più 3 potential, Morgana ha trollato utilizzando tutte quelle W. Quando sei in base, invece di utilizzare la Q, la cosa migliore che puoi fare è usare la W e la E sul tuo carry. Adesso la W puoi utilizzarla, ma è sempre meglio utilizzare la E perché costa meno mana, per avere quel movement speed in più. Questa è una bellissima meccanica. Qui dovresti stare là, non dovresti stare qui. Perché in quella maniera fai beccare Morgana dal cannone. Adesso siamo un po' più deboli di loro. E inoltre c'è anche il jungler che può ultare botlane. Che ulta e manca, sì. Quello è molto grave. Anche Morgana ha sbagliato. No. Perché è molto grave? Non tanto perché ti ha preso lo skishot, ma perché hai il range di skishot. Nel momento in cui tu non puoi contestare la prio, non la contesti. Adesso Morgana però è killabile. Aia. Oh, hai lato l'1, che sfigo. Nice. Ok, va bene, non è male. Adesso cosa è andato a fare? Si è andato a mettere questa ward? Sì. Non si mette la ward là, si mette la pink qui. E una ward normale qua. Oppure la pink qua e la ward normale qui. Yes, siamo stati un po' camperatini botlane. Però va bene. Potevamo giocare molto meglio la lane phase. Potevamo abusare di più quando... Prima del 6, quando era il nostro vantaggio. La bolla mi sembra molto che la spammi ogni volta che ce l'hai. La bolla è la spell più forte che ha Nami. Ed è una spell che va... utilizzata a hit quasi sicuro. Ovviamente la cosa ideale sarebbe avere vision del river quando facciamo queste cose, perché così quando pushiamo non abbiamo il pericolo appunto di ricevere queste gangbang in 10.000 persone. Adesso andiamo midlane. Questa è la nostra prima occasione di vincere un fight. E stiamo rischiando perché? Perché io mi sto avvicinando in una zona dove non c'è zero vision. Però qua possiamo vincere. Possiamo flankare con delle persone. Hanno un po' gridato. La ulti era molto buona. Vedere se prendo la bolla. Ho preso Varus. Un po' un positioning discutibile, però... Allora, io questo team infatti l'ho giocato come un animale, ok? Allora, adesso abbiamo la possibilità di fare il Baron. Qual è il problema, però? Che hanno i due più pericolosi, Cassio e Ornn. Uno che ha i CC più pesanti e l'altro che ha i danni più pesanti. Quindi la dobbiamo giocare molto bene se vogliamo vincerla. Niente zona ricassio per io, mi sa, però non ha flash. Ho preso la bolla. Dai che vinciamo, però non ho più mana. Ok. Mi metto l'ignite a sto tizio. Oh, bel black sheep. Io purtroppo se avessi una dica di più forte questi fight li vinceresti tutti, ma vabbè. Intanto la sparo, metto anche Redemption. Prendo parte. Molto buono, questo team ha giocato molto bene. Grazie. Lui ha ancora la ulti, quindi per fortuna... La E, la E, la E, la E.
Non ce l'avevo quando. Ok, va bene. Loro hanno Pantheon che scala infimamente, però insomma gli altri. Qua diciamo. Sono preso dal. È uno per uno che potevo anche evitare. Va benissimo, abbiamo vinto noi, non hanno vinto loro. E abbiamo preso un TP almeno. Non so dovremmo se vincere, dovremmo vincere. Io ho interrotto la ulti a Ornn e proverò a prendere Pantheon con la bolla. Tanto ti metto la E. Non so se Cassio la ulti. Minchia, sono sempre a un centimetro ad ammazzare le persone, non l'ammazzo mai. Io me la fugo, mi sa di no, Paolo. Buona. Allora, il tuo pubblico è questo, non quello. Almeno insomma sono un po' beccato. Io sto morendo solo dal miasma di Cassiopeia. Beh, molto bene qua. Sì, hanno fatto bene da animali, però quello che ti volevo dire è devi stare al side per flancare con la ultimate. Forse su Morgana. Ho trollato. Andiamo al Baron. È brutta sta ultima. No, in realtà non ho. Buono, abbiamo preso il Nashor. Se riusciamo a vincere il fight. Un po' inutile da qui, però. Io non so cosa sto facendo. 10 FPS. Infatti. E l'abbiamo trollata noi qua, Paolo. La trollo sempre io. Io sono sempre a un punto a giocare bene il fight e poi sbatto al muro con una. La testata. Vabbè, siamo fortunati che sono un po' stolti questi nemici. Sono un po' ingenui. Cavolo, mi mancava proprio pochissimo per avere la ulti al massimo. Che fa questo? Io ulto di là così non posso venire. No. Oh, Varus! Oh, ma quanto si cura! No. La faranno. E per me vince nulla. No, è un po' trollata qua. Vabbè caro, è stato un po' così. Perdo sempre per stia di carri autofillati qua, io non salgo. Stai dicendo che è colpa mia? No, vabbè, colpa mia, però insomma, se avessi avuto un tiratore più promettente, probabilmente la partita avremmo vinto. Lo penso anch'io. Per quanto riguarda la lane phase, che è la parte del coaching dove ero più attento, cosa ti ricordi, cosa hai imparato? Di stare a parallelo al tiratore quando si vogliono fare i trade. Ok. Di rispettare le condizioni di vittoria dei trade, di non usare l'abilità chiave un po' così, un po' perché ci va, capire quando gli altri sono più forti, quando io faccio cagare. Hai fatto una sintesi abbastanza corretta a mio avviso. Quando hai delle ward, ok, devi andarle a mettere nel posto dove credi che si svolgerà l'azione, corrispondente agli obiettivi che gli avversari vogliono e desiderano prendere. Se sono in vantaggio, mentre se sei in vantaggio tu, gli obiettivi che vuoi prendere tu, chiaramente. Tu ti ultimai? No, non sono proprio una persona che ti ultima. Ti posso fare una domanda? Te le fai le canne? Sì. Te le fai le canne? Non lo so. Come? Dimmi tu, lo so. Mediante quale dispositivo? Quale dispositivo? Luca ha quittato. Allora, io penso che Luca abbia dato il 20% di tutto quello che mi può dare. Penso che si sia molto limitato in questo coaching. Sono genuinamente felice di averlo conosciuto. Ti chiedo solamente una cosa. Il 2 ottobre farò la maratona. Ti andrebbe di venire al MOBA? Sì, potrei venire, probabilmente a scuola, però... C'è tua mamma in casa? Sì, c'è mia madre. Me la passeresti un attimo? No, dai, Paolo,
No, dai, glielo chiedo io. Ma non puoi parlare tipo con mio fratello, non so. No, mi piace seriamente conoscere i genitori delle persone a cui voglio bene. Ah, mamma, posso chiederti una cosa? Non so, non dovrei chiederti. Puoi venire a parlare con, insomma, un ragazzo. Mi ha chiesto se voglio andare al Moba a Milano il 2 a fare parte di una promozione pubblicitaria, vero? No, com'era? Ma non farò nulla di illegale o che sarà brutto. Le chiederò se è un problema a farti venire. Va bene, ma non so cosa ti dirà. Ti giuro, non ti metterò a disagio. Vabbè, però voglio il 22% degli introiti. Di tutta la maratona? No, della parte che ci sono io. Ok. No, non so se posso, Paolo. Ma posso parlare con tua mamma che pensa che sono un pedofilo o qualcosa del genere? Ci devo parlare un minuto per convincerla, cazzo. No, Paolo, le cuffie. Mettimi in cassa. Se vuoi la cassa gattino che ho comprato in Spagna, penso. Mettimi sulla cassa gattino. Salve signora, vorrei parlare un attimo. Vabbè, ma se fai così ti prende per matto, eh. Signora, non sono pazzo. Ha detto che non può, Paolo. Non voglio farle del male, credo. Nemmeno a te. Sì, no, ti sento. Volevo solo chiedere che giorno, che ora. Sì, ma dice tuo padre è in casa adesso. Sì, ma meglio di no. Se vuoi ti faccio parlare con mio fratello, Paolo. Non è il tipo. Passami tuo fratello, che cazzo devo dire a tuo fratello? Vabbè, allora te lo passo, dai. Vai, passalo. Ma sono famoso adesso. Ciao, come ti chiami? Ciao, Andrea. Ciao Andrea, allora, ho conosciuto tuo fratello e penso sia la persona più perfetta del mondo. Siete amici tu e tuo fratello? Insomma, io gioco Dota, lui gioca LOL, quindi. Perché c'è quel gioco di merda? Niente. Parti la stessa domanda. Triggered. Passiamo al dunque, io volevo avere un permesso dalla genitrice o dalla genitore di avere tuo fratello alla maratona. Se questo permesso si può avere, magari anche tramite te, che metti una buona parola e dici quello lì non è un malato. Sono a posto. Minchia, sì, cazzo, tu sei il fratello grande. E va bene, quindi posso contare su di te? Sì. Vabbè, dai, ripassami Luca, sei stato gentilissimo, davvero. Ehi, Luca. Quindi devo venire, veramente? Io ti metto fra gli invitati. Adesso non so se avrei mezz'ora, un'ora, dipende da tutti gli ospiti che andrò ad avere. Vai Paolo, io ci sono. No, niente, comunque, boh, Paolo, dimmi tu. Io ci sto, io ci sono. Sei contento comunque, dico? Ma sì, certo, è sempre bello venire con Paolo, Ci aggiorniamo, su Facebook ti ho aggiunto, vuoi il mio numero di telefono? Ma beh, sì, se vuoi io te lo do il mio, Paolo. Vai, aggiungi, 331. Sei in live, Paolo. O sbaglio? Sì, ma non ti preoccupare. Ma non è mica che me ne dai uno falso, dai, Paolo. Non lo farei mai. Ah, ok, grande. Allora adesso lo salvo sul mio dispositivo mobile. Allora, ti ringrazio. No, beh, anch'io, grazie Paolo, grande esperienza. Poi, vabbè, se vengo ancora meglio, Però quello ci aggiorniamo. 2 ottobre. Ah, mica era il 3 un attimo fa. No. Ah, vabbè, allora me lo segno. Ti voglio bene, Luca. No, ma anch'io, non voglio assolutamente fare di quello che non vuole bene. Ecco. Ok. Allora, buona giornata, grazie ancora. Saluto grande, tua mamma. Grande Paolo, buon pomeriggio. Grazie. Ci vediamo, dai. Grazie ancora, ciao carissimo. Ciao. Surreale, bravo, non mi veniva il termine, surreale. Ma che estenuante, è stato di una leggerezza, non mi è pesato un attimo. È stato tutto tranne che estenuante, è stato veramente leggero. E io davvero ho un grande intuito per le persone. E mi sono divertito tanto, penso che la cosa sia passata anche.
E il fatto che sia andata così a random per un evento come Red Bull Factions per concedere ai ragazzi, io ovviamente non prendo i ragazzi più bravi del Red Bull Factions, prendo quelli che penso che io gli possa dare di più, no? Penso che abbia dato davvero tanto alla live, che sia stata una live veramente bella. Io non so se avete riso durante la live, io ho solamente riso, non sorridere, non passare del bel tempo insieme, una live chill che ti piace, che ti fa da compagnia, proprio dei momenti come che ridi, ok? Quello è stato per me, mi fa stare bene, genuinamente stare bene, perché una live che viene bene è un lavoro che ho fatto bene e sono contento. E ricordo, ragazzi, tutti quelli che volevo supportare, c'è Amazon Prime, il subscriber gratuito, c'è il September, tutti i subscriber che regalate quando vengono aggiornati costano un solo dollaro. Quindi Twitch vi dà un sacco di occasioni per supportare i show che vi piacciono e per aiutarci a continuare quello che ci piace fare. Gelato!